Ciao, sono Alessia e benvenuto nel mio canale. Come potete leggere dal titolo, questo è un video in collaborazione con Temu. Temu è un sito oppure un'app nel quale potete trovare tantissimi prodotti, sia per la casa, abbigliamento, uomo, donna, bambino, cose per animali, di tutto a prezzi davvero super super bassi. Io ho fatto un super mega ordine, ho preso tantissime cose, ho tutto qui vicino a me, ora vi mostro tutto nel dettaglio e vediamo appunto questi prezzi se sono davvero così bassi. Vi lascio anche un codice sconto che potete utilizzare nella loro app, ve lo scrivo qui in sovrappressione, ma vi lascio anche tutti i link dei prodotti che adesso vi mostrerò, tutto giù nell'info box, vi scrivo il codice sconto e tutte le info che vi possono servire. Bene, inizierei subitissimo. Allora, ho preso la maggior parte delle cose, sono cose per la casa, quindi decorazioni per la casa, vado un po' a random. Allora, prima cosa che vedo è ovviamente lui. Questo non ce l'ho mai avuto, quindi sono super curiosa. Come potete vedere è una macchina per fare i waffle. Allora, io non ce l'ho mai avuta, sinceramente. Ora l'apriamo insieme. È rosa! No, perché non me lo ricordavo. Cioè, se non sbaglio c'è di tantissimi colori e io ovviamente l'ho scelta rosa. Spettacolo! Allora è rosa, come vedete. Quindi poi qui andrà all'impasto, si chiuderà, ha la presa, quindi penso proprio super semplice da utilizzare. E niente, io non vedo l'ora di provarla. Andiamo avanti, ho preso l'oro. Allora, si tratta di due federe per i cuscini. Sono tutte super super morbide, le adoro. Allora, sono cuscini quelli quadrati. Io adesso non li ho a casa, quindi dovrò andarli a prendere. Però, insomma, guardate quanto sono belle, tutte super morbide, super pelucciose. Mi piacciono tantissimo. Dietro hanno appunto la zip per mettere l'involtitura dentro. E niente, abbiamo una e due, quindi non vedo l'ora di metterle sul mio letto. Ho preso poi un vaso. Io sono innamorata follemente di questo vaso, vi faccio capire. Il vaso in questione è esattamente questo, cioè è praticamente a forma di cuore, ma cuore umano, non il cuore, il simbolo, diciamo. Raga, cioè ditemi se non è bello, cioè ditemi se non è bello. Anche questo, se non sbaglio, c'era di diversi colori, l'ho voluto ovviamente bianco e niente, lo adoro, ovviamente si poggia così sul mobile e qua dentro, vedete, cioè, sopra ci sono questi buchi per mettere i fiori. Io li ho anche presi, adesso non so se sono della misura giusta, ora vediamo un attimino, comunque questo è il vaso ed è bellissimo. Ho preso appunto proprio per questo vaso dei fiori finti e sono questi tulipani rosa. Ora volevo proprio provarli con voi per vedere se ci stanno bene. Ok, forse dobbiamo tagliarli un po' di lunghezza di gambo sotto, però dovrebbe essere tipo una cosa del genere così. Andiamo avanti, abbiamo un'altra scatolina. Io quando è arrivato il pacco ho aperto perché ero curiosa e non mi ricordo che c'è dentro. Ah, ok. Ah, questa però non l'ho ancora scattata. Allora, ok, fermi tutti. Questa penso sia la ciotola più bella che io abbia mai avuto per le colazioni. Cioè, raga, ditemi se non è bella, cioè è perfetta, è spettacolare. Cioè, immagino le mie colazioni con i porridge, le mie yogurt bowl, cioè, troppo bella. Andiamo ancora avanti. Ho preso questo, ma non so cosa sia. Ok, così sembra una palla di non so che cosa. Ah, gli ho sbattuto l'unghia. E lo dobbiamo aprire. Allora, in teoria dovrebbe essere una coperta, sì, perché è tutto morbidoso. Raga, ma che cos'è? Sincera, io non me lo ricordo di averlo ordinato. È praticamente una palla, cioè è un cuscino a palla. E io non me lo ricordo di averlo ordinato, quindi pensavo fosse una coperta. Cioè, è bellissimo, giuro. È spettacolare, perché poi è proprio cuscino. Cioè, è
bellissimo, però non mi ricordo di averlo ordinato, quindi sono rimasta un po' nel senso boh, però è bellissimo, cioè questo sul letto con quelle due federe che ho preso, con i cuscini, adoro, no vabbè, bellissimo. E qui dietro a me intanto inizia a salire una pila di cose, tutte le cose che intanto vi ho mostrato, ma ancora non siamo manco a metà, andiamo avanti. Abbiamo una bella bustina di Temu con un po' di cosette miste, vediamo. Allora, cose random, questo l'ho preso per pulire i vetri. Allora raga, io non so pulire i vetri, cioè so pigra, e ho visto sto coso per pulire i vetri delle finestre, intendo, di casa, e quindi ho detto vabbè prendiamolo, l'ho preso pure rosa. Ho preso questo che me lo immaginavo un po' più grande, però alla fine deve essere un sottotazza, quindi ci sta che è piccolo. E niente, è cute, cioè mi piace troppo. È un sottotazza per metterci la tazza della colazione, oppure appunto la ciotola che vi ho mostrato prima. Dai, è molto cute. Andiamo ancora avanti. Ho preso loro e anche queste non mi ricordo cosa sono. Cioè, allora, sono dei contenitori di plastica, pure belli profondi, ma non mi ricordo... Andiamo dall'altro, comunque sono dei contenitori, io penso per il cibo, da mettere nel freezer per dividere tipo la frutta, credo, non lo so, perché se no non mi ricordo di averli presi. Ultimo pezzo di questa bustina sono loro, si tratta dei calzini, io sono sempre a corto di calzini, quindi ne ho presi. Ammazza quanti sono! Allora, sono, questi sono grigi, ah, sono grigi e bianchi, e sono anche tanti. Altra cosa random è lui, questo dovrebbe essere un tappeto per il bagno, non mi ricordo di averlo preso di questo colore, perché non sono colori che a me piacciono, però vabbè, vediamo. Allora, è morbido, quindi più che tappeto per il bagno mi sembra un tappeto... boh, lo sbaglio, cioè, ma è una zucca o sbaglio? A me sembra una zucca, boh, non lo so. Cioè, non lo so, non mi ricordo le cose. Vabbè, comunque è un tappeto, questo è poco ma sicuro. Abbiamo ancora due buste, una e due. Qui c'è solamente una cosa. Ed è l'unica cosa che ho preso di abbigliamento questa volta. Si tratta di un pigiama. Sopra, così. Cioè, ditemi se non è cute con gli orsetti. Questa è la parte di sopra a camicia, così. Poi abbiamo il pantalone sotto, lungo, così. Cioè, raga, mi piace troppo. Andiamo avanti a svuotare l'ultima busta. Eccola qua. Allora, vediamo che cosa ho preso. Questo, che è imballato un po' strano. Ah, questo è un appoggino per il telefono, praticamente, per la macchina. Quindi vabbè, non lo apro, poi lo apro direttamente in macchina, ma si tratta per tenere il telefono in macchina, insomma, sostanzialmente. Andiamo ancora avanti, ho preso loro delle nuove ciabatte per casa, invernali, peluciose, che mi servivano proprio, quindi top. Siamo giunti agli ultimi due pezzi. Allora, in questa bustina abbiamo degli altri calzini, non me li ricordavo nemmeno questi. Allora, però meglio. Ah, questi sono un po' più particolari. Oh, che carini gli orsetti. No, vabbè. Ah, questi sono fatti così. Vabbè, sono un po' più particolari. Mi piacciono. Arriviamo all'ultimissimo pezzo di quest'ordine. Si tratta di una coperta. Io l'ho già aperta. Ho sbagliato la misura perché è un po' troppo piccola. Pensavo fosse un po' più grande, però che ne so. E vediamola. Ah, la fantasia è bellissima. Però è un po' piccolina. Ovviamente c'erano diverse misure, la misura l'ho scelta io, però mi sono sbagliata. Però vabbè, dai, ci sta. È super carina, quindi va bene così. Voilà! Bene amici, questo è tutto l'ordine che ho fatto questa volta sul sito di Temu. Vi ricordo che vi lascio giù nell'info box tutti i link di tutti i prodotti che vi ho mostrato e anche il codice sconto che potete utilizzare nell'app di Temu. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!